13 febbraio 1945. Inizia il bombardamento di Dresda. L'aviazione inglese e quella americana scaricano sulla città tedesca più di 7.000 tonnellate di ordigni esplosivi e incendiari. Il bombardamento a tappeto rade al suolo la città, uccidendo migliaia di civili e distruggendo indiscriminatamente edifici storici e artistici. La Germania comunicherà la resa 3 mesi dopo. Mentre a Yalta si discute, la Germania agonizza. Se la guerra è perduta, pretende Hitler, la nazione intera dovrà soccombere. A centinaia di migliaia i soldati pagano col sangue, con la vita, la follia hitleriana. La popolazione civile non viene nemmeno essa risparmiata. I bombardamenti dal cielo prendono le dimensioni di un'apocalisse. Da tempo la Luftwaffe non è più in grado di impedire all'aviazione alleata di rovesciare sul territorio tedesco una tempesta di ferro e di fuoco. In questo stesso mese di febbraio del 1945, consegnato alla storia come il mese di Yalta, Dresda brucia per 7 giorni sui cadaveri di 135.000 dei suoi abitanti. Non basta, nell'opinione di Stalin. Egli chiede, insiste, che la Germania dovrà essere smembrata. Vuole che questo impegno figuri fra le decisioni di Yalta. Inoltre, la Germania dovrà pagare, in termini di riparazioni, per le distruzioni causate agli alleati, e specie alla Russia, che sono senza precedenti. Non in termini di forza lavoro, ma con denaro e impianti industriali. Come afferma, non è una vendetta, è un bisogno. Ma cosa si può chiedere a questa Germania sepolta sotto le macerie? A queste città morte, radiate, come si dice, dalla faccia della terra?